Ruolo dei crani di cristallo. Fra di noi, vedo un cranio di cristallo bluastro e molto luminoso. Mi dice, vogliamo entrare in comunicazione con voi per parlare della nostra vera missione sulla Terra. Cominciamo tutti ad essere riattivati nel mondo. Abbiamo per missione di raggrupparci, di ritrovarci in un luogo ben specifico e di formare una certa figura geometrica. Io che parlo sarò al centro di questa figura geometrica. Saremmo rapiti e teletrasportati dovunque ci troviamo, sia sotto la terra, sia nei musei o nei privati, i veri crani di cristallo, quelli che non sono stati creati sulla terra, saranno raggruppati in un luogo ben specifico dell'America del Sud per formare quello che potreste considerare come un gigantesco ricevitore trasmettitore. La nostra missione, fra tutte, è di preparare il vostro pianeta, di preparare ogni vita per questa immensa transizione. Tutto quello che emanerà da noi sarà di grandissima utilità per il pianeta e per ogni vita. La nostra riunione è per molto presto. Gli uomini non lo sapranno, vedranno scomparire i crani, che sono in loro possesso. Non capiranno perché, ma scompariremo molto semplicemente, agli occhi degli uomini per costruire questo immenso ricevitore trasmettitore per il più grande bene del pianeta Terra. Resteremo per un poco di tempo in attività, e anche se ci saranno degli avvenimenti considerevoli noi continueremo la nostra opera, il nostro programma. Saremo nuovamente là quando il vostro mondo avrà ritrovato la sua stabilità e la nuova umanità vivrà su questo meraviglioso pianeta. Saremo là per aiutarvi, comunicheremo allora con gli esseri umani, attraverso la telepatia perché ci riceverete tutti, ma comunicheremo solo con coloro che avranno un ruolo importante nella ricostruzione e nella riorganizzazione del mondo. I miei fratelli di luce mi dicono, volevamo dire questo perché adesso il tempo dell'immensa trasformazione della vita è vicino. Niente sarà come ieri, come poco fa, tutto diventerà differente e meraviglioso. Se ogni essere umano apre il proprio cuore e la propria coscienza, scoprirà in lui delle facoltà dormienti, delle potenzialità straordinarie, e le più importanti fra esse saranno potenzialità di amore. Non darà più qualunque cosa nello scambio, darà semplicemente per dare. Non gli piacerà più ricevere l'amore, amerà semplicemente per amare. È in queste cose su cui si baserà la grande trasformazione degli esseri umani e della vita sulla Terra. Non avete ancora appreso a dare per dare, ad amare per amare. Poco a poco, non l'avrete neanche ad impararlo, in quanto ciò accadrà spontaneamente in voi, scoprirete con meraviglia quello che siete e chi siete. Dopo questo tempo di addormentamento, vi sveglierete ad un'altra coscienza, una nuova forza e una grande fiducia nascerà in quello che siete. Questo dormire potrà durare qualche mese, ed in seguito avrete ansia di rivelarlo al mondo. Non griderete loro io vi amo, irradierete semplicemente quello che siete. Non dimenticate mai che l'amore senza nessuna condizione per voi stessi, per la vita e per gli altri è la chiave che apre ogni porta. L'amore si coltiva come un bel fiore. Ha bisogno di cure e di attenzione, ha bisogno di essere amato, cioè se desiderate amare, bisogna che amiate. L'amore che è in voi, se desiderate che l'essere divino si manifesti in voi, bisogna amarlo con ogni forza affinché si svegli e si manifesti. Più amerete coloro che vi circondano, più l'amore in voi crescerà. Tuttavia non amate mai per essere amati, amate semplicemente per amare. Il più bel regalo che potete farvi è amare per amare. Fate questo regalo a voi stessi e agli altri, ma è per voi che ha importanza. Soprattutto non vi stancate. Il lavoro spirituale è lungo e la trasformazione a volte difficile. Continuate ad andare avanti, continuate a riunirvi come lo fate, è prezioso per voi e per noi, perché quando vi riunite, c'è solo un grande cuore che batte. Da questo cuore parte un immenso amore, che raggiungerà quello degli esseri, che lo diffonderanno attorno al pianeta.